mondo. Oggi vi proponiamo un'intervista invece che abbiamo realizzato domenica alla quarta assemblea nazionale del Movimento No Triv. Il Movimento No Triv sicuramente lo ricorderete, ad aprile si sono tenuti i referendum, anzi il referendum contro le trivelle. È stato un momento importante, anche se il Movimento ha sostanzialmente si è visto rifiutare il quesito proposto anche per la scarsa partecipazione. È stato un momento importante perché ha riproposto il tema della politica energetica del nostro paese, un paese storicamente deficitario che però con le nuove tecnologie sta lentamente risalendo la china. Ora, quando si parla di nuove tecnologie, naturalmente si parla di energia sostenibile, che vuol dire nel rispetto dell'ambiente. Tutto questo sembra un po' andare contro quello che Renzi ha deciso con lo sblocca Italia e soprattutto con nuove trivellazioni nel nostro paese, soprattutto in una regione, la Basilicata. È da qui che è nato appunto il movimento No Triv, che si vuole opporre alla perforazione appunto del territorio e anche allo spargimento dei veleni. Durante i lavori dell'assemblea, infatti, è stato messo in evidenza come nella vicenda di Tempa Rossa, per esempio, anche se il centro Oli in questo momento è chiuso, comunque nel territorio i veleni sono presenti, e lo dicono varie indagini. Pensate che non è nemmeno possibile avere i dati epidemiologici della situazione, e questo sicuramente è un grave deficit. Contro questo e contro soprattutto l'espropriazione dei cittadini del loro diritto a decidere sul proprio futuro, visto che è in ballo la salute, ecco, proprio per riaffermare questo diritto il movimento No Triv ha cercato di legare la sua azione a quella di chi si oppone alle riforme costituzionali. Perché questo salto? Ce lo spiega in questa intervista Enzo Di Salvatore, ma sostanzialmente il motivo è perché proprio le riforme costituzionali prevedono un esautoramento delle regioni in materia di energia, anche di altri argomenti, ma insomma è soprattutto l'energia il tema che più preoccupa i cittadini. Appunto, sentiamo in questa intervista con Enzo Di Salvatore qual è il punto di vista del movimento No Triv. Enzo Di Salvatore, lo ricordiamo, è professore di diritto e quindi ha deciso di mettere insieme il suo percorso accademico con quello di attivista. Allora, siamo con Enzo Di Salvatore, che è docente di diritto, ma che in realtà è stata una delle figure di primo piano, è tuttora una delle figure di primo piano del movimento No Triv, in questa quarta assemblea nazionale in cui è stato impattato, preso proprio di petto il nesso tra le cosiddette riforme elettorali e costituzionali e appunto questa battaglia dei territori, chiamiamola così, poi dopo specificheremo di volta in volta le varie situazioni. Qual è quindi il nesso secondo il punto di vista del movimento contro le trivelle, che poi si sta trasformando in un movimento per l'autodeterminazione energetica? Ecco. Beh, il nesso sta nel fatto tra il referendum il 17 aprile e il prossimo referendum costituzionale, e quindi il nesso tra i temi di cui si occupa il coordinamento No Triv e i contenuti della riforma stessa sta nel fatto che secondo noi è una revisione, per così dire, neoliberista, o comunque perfettamente in linea con il modello neoliberista. Ma questo perché? Perché l'idea della riforma è quella di far presto, far veloce, consentire gli investimenti, evitando appunto le lungaggini, o meglio quelle che sono considerate lungaggini, ma che tradotto diversamente significa semplicemente partecipazione democratica, che ha i suoi costi e i suoi tempi, perché si ritiene appunto che enti locali, regioni e quindi più in generale i territori costituiscano una sorta di laccio e lacciuoli che impediscono l'assunzione di una decisione rapida e veloce. Ma rapida e veloce per che cosa? Appunto perché si possa far presto nell'investire in fatto di energia, quindi politica energetica, politica ambientale, politica industriale, infrastrutture strategiche, diciamo investimenti cui
parrebbe tenere particolarmente l'Unione Europea, e quindi c'è un contesto anche globale, internazionale, europeo molto favorevole a questo tipo di discorso. Non è un caso che la stessa Commissione Europea, quando ogni anno valuta il programma nazionale di riforma dell'Italia, si esprime sempre sui contenuti delle proposte di riforme che ininterrottamente sono state presentate dal governo Berlusconi, poi Monti, Letta e oggi Renzi, e dà una valutazione, come dà una valutazione sullo stato di attuazione della strategia energetica nazionale. Quindi è evidente il nesso, è evidente anche che la JP Morgan ha un interesse perché già si è espressa sul punto, è evidente che la BCE, la Troica in genere, in generale ha un evidente interesse, perché ricorderete anche la lettera che il 5 agosto 2011 il governatore dimissionario, quello subentrante, scrissero in inviarono a Berlusconi, dove si parlava appunto dei livelli intermedi da rimuovere per consentire appunto gli investimenti nel nostro paese. Quindi sostanzialmente sembra un modello in cui crisi dell'Europa, crisi degli Stati-Nazione, ma a questo punto tentativo di mettere le mani sui territori che ancora invece rimangono la parte viva sia dell'economia che della società civile, per sostanzialmente espropriargli di alcune funzioni importanti, quali appunto il controllo sui i beni comuni, agricoltura, ambiente e sull'energia. Sì, basti considerare questo. Allora, con la riscrittura dei rapporti Stato-Regioni, alcune materie, come dicevo, per esempio l'energia, torna alla competenza esclusiva dello Stato. Ora, qui non si sta discutendo del fatto che la politica energetica non debba essere appannaggio dello Stato, perché è strettamente collegata alla politica economica, che è unitaria, e rispetto alla quale ovviamente c'è il coordinamento delle politiche economiche da parte dell'Unione Europea in sede di Consiglio di tutti gli Stati membri. Però detto questo, il fatto che la politica energetica, quindi l'energia, sia oggi di competenza concorrente Stato-Regioni non ha significato, tradotto diversamente, che diciamo ci fossero leggi di principio dello Stato e 20 leggi regionali. No, ha significato una cosa diversa, cioè che lo Stato potesse intervenire, proprio per il discorso della politica energetica unitaria e politica economica unitaria, dovesse intervenire nel settore, ma nel fare questo dovesse anche consentire che le regioni potessero codecidere rispetto a questi progetti alcune scelte che lo Stato andava effettuando, che potessero partecipare all'assunzione delle decisioni, come? Attraverso alcuni strumenti di concertazione, l'intesa, i pareri. Ma se domani dovesse entrare in vigore la riforma, tutto questo non sarà più, nel senso che le regioni non avranno alcun diritto a rivendicare un ruolo di codecisori assieme allo Stato sulle scelte che a quel punto dovranno subire unilateralmente da parte dello Stato sui propri territori. Ma anche perché il profilo del mercato energetico e comunque della tecnologia che sostiene questo mercato è quello di andare ancora di più verso modelli, come dire, quasi individuali, l'autoproduzione, l'autogestione, cioè sembra un po' un paradosso tutto questo progetto fortemente accentratore. Sì, intanto non c'è alcuna riduzione dei costi, non c'è alcuna riduzione del contenzioso, non c'è maggiore democrazia, non ci sono pezzi di Stato sociale nella riforma costituzionale, non ci sono i nuovi diritti, cioè basta guardare effettivamente cosa accade. Qui si va su due piani paralleli, però, e concomitanti, come dire. Cioè, da un lato appunto la riforma del sistema bicamerale, dall'altra la scrittura dei rapporti Stato-Regioni, però in realtà rispondono alla stessa logica, che è sempre quella di far presto, quindi non capisco cosa ci sia di particolarmente moderno in questo disegno, perché sembra invece di far fare allo Stato italiano non so quanti passi indietro, quanti anni indietro, perché si torna a un neocentralismo di Stato. Allora, un'ultima domanda tutta politica sul movimento. Allora, qualcuno ha osservato che effettivamente il referendum è stato un momento di passaggio, che in realtà questo movimento sta crescendo, a patto che si dia una maggiore strutturazione. Verso quale modello state andando? E quindi questo ci ricollega chiaramente alla presa di posizione per il no al referendum sulle leggi costituzionali, sull'Italicum. E verso quale modello state andando e come pensate di bilanciare questo rapporto tra territori e coordinamento? Intanto il referendum del 17 aprile
non voleva essere un punto d'arrivo ma un punto di ripartenza. Per noi il significato, il successo assolutamente c'è stato, insomma i risultati sono stati significativi. E dopodiché è chiaro che non è sufficiente dire un no, nessuno si può illudere di cambiare la politica energetica di questo paese a colpi di referendum, quindi è chiaro che occorre una proposta politica, ma occorre anche un contenitore che avanzi la proposta politica, che si è strutturato in un certo modo, quindi con un duplice obiettivo. Da un lato occorre dire no a questo modello energetico, per dire no occorre anche agire sul piano spesso diciamo legale, sul piano giuridico, quindi se non esiste il soggetto giuridicamente è impossibile anche soltanto promuovere un ricorso, no? O essere un soggetto promotore del referendum dal punto di vista formale, ma oltre no occorre avanzare anche una proposta e quindi è chiaro che occorre organizzare il coordinamento e cominciare a lavorare sulla proposta alternativa. In questo, da quello che esce fuori da questa quarta assemblea, per esempio una grande presenza dei vari comitati anche nella zona del nord, sembra che ci sia una buona compattezza di base. Ecco. Sì, sì, si tenga conto che ovviamente non tutti sono potuti venire, questo è vero perché diciamo fino ad oggi a me pare che la questione sia stata di particolare interesse soprattutto per territori, per comitati del centro-sud Italia. E invece anche il nord inizia a rispondere, diciamo così, a interessarsi della questione, a voler far rete e a essere parte di questo contenitore che si andrà costituendo e che poi sarà inevitabilmente declinato sui territori.